Anche il detersivo d'avocado è possibile farlo in casa, con grandissima facilità e anche tanta economia, per risparmiare e per avere un prodotto che non è allergizzante. È un grossissimo problema i detersivi che in genere acquistiamo al supermercato, purtroppo contengono una serie di ingredienti che sono estremamente aggressivi ed è uno dei motivi perché sempre più bambini e persone hanno delle fortissime allergie ai vestiti che indossano, perché in realtà i residui di detersivi rimangono sugli abiti. Non so se è conosciuto il fatto che tanti derivati dei petroli sono all'interno dei detersivi, sono i cosiddetti tensioattivi, e sono altamente inquinanti e non sono di certo estremamente delicati con la nostra pelle. Quindi o compriamo i detersivi biodegradabili e biologici o ce li facciamo in casa e noi andiamo su questa seconda opzione. Quindi grattugiamo un classico sapone di Marsiglia, va benissimo fatto in casa o acquistato in un'erboristeria o in un negozio bio, con una grattugia facilmente in questo modo. O un tritatutto, va bene ugualmente. Ne dobbiamo grattugiare circa 300 grammi, quindi sono uno o due panetti in base alla grandezza. Ok, andiamo un po' avanti. Il sapone di Marsiglia fa più o meno il ruolo del sapone, quindi va a sgrassare gli abiti e tutto ciò che mettiamo nella nostra lavatrice, le scarpe, i piumoni e quello che ci piace. Ok, procediamo fino ai 300 grammi. Dopodiché aggiungiamo un agente igienizzante che è il nostro meraviglioso bicarbonato, che ovviamente è principe in qualsiasi cucina e laboratorio di autoproduzione. 150 grammi perché ci va a igienizzare e comunque anche a dare un po' un profumo al lavaggio. Perfetto, io faccio sempre un po' d'occhio, ma più o meno le quantità sono queste. Alla fine, come terzo ingrediente, aggiungiamo la soda d'avocado. Anche questa facilmente si può trovare al supermercato, costa 1-2 euro per un chilo di soda d'avocado, o ancora meglio nei negozi biologici, e questa aiuta a sgrassare ancora di più, quindi rafforza il potere del sapone di Marsiglia e rafforza anche la facoltà di addolcire l'acqua. Anche in questo caso ne aggiungiamo 150 grammi, in questo modo, e andiamo a mescolare. Volendo, se ci piace un profumo di primavera al nostro bucato, invece di usare profumi di sintesi come sono nei detersivi, utilizziamo il classico olio essenziale alla lavanda. Ne bastano in realtà 15-20 gocce in base alla gradazione che ci piace. Va bene anche qualche altra cosa tipo patchouli, arancio, limone, quello che ci fa piacere o che abbiamo in casa. Io in realtà non lo uso perché aumenta il costo, sono sempre un po' per un'idea di risparmio, però per chi volesse, ecco questa variante. Infine possiamo aggiungere anche il percarbonato, che è uno sbiancante, però come si usa? Allora, noi nel classico tappo dosatore inseriamo 2 o 3 cucchiai del nostro detersivo, 2 se abbiamo una lavatrice non a pieno carico, 3 se l'abbiamo a carico potente in qualche modo. Ok, il percarbonato, eccolo qua, è uno sbiancante naturale, non va usato su lana, su lino e su seta e sbianca già a 30 gradi, quindi aiuta i capi a non ingiallirsi, quindi è altamente consigliato, e semplicemente ne mettiamo un cucchiaio in aggiunta al nostro detersivo, quindi non lo mettiamo solamente nel caso di capi chiari e che non siano di seta, di lana e di lino. Ecco il detersivo pronto, do magari qualche consiglio su come lavare, ovvero non solo usare la pallina dosatrice in modo tale che il sapone non si disperda dalla vaschetta alla lavatrice, ma è già direttamente nell'oblò, e poi utilizzare delle classiche palline da tennis un po' sgonfie, un po' rovinate, perché l'azione motoria all'interno della lavatrice aiuta la pulizia degli abiti e di tutto ciò che c'è dentro.